edizione di Stadio News in studio, Marco Gullà. Prosegue la preparazione della Palermo a bocca di falco in vista della trasferta di Udine contro la squadra di Pasquale Marino. Stefano Colantuono torna a sorridere per la gara contro i friulani. L'unico indisponibile sarà l'attaccante Fabrizio Miccoli, alle prese ancora con il problema al gemello mediale del polpaccio sinistro. Miccoli tornerà a disposizione di Colantuono per la partita casalinga con l'Inter del 28 ottobre. Pienamente ristabiliti Pisano e Brienza, che si sono lasciati alle spalle i rispettivi infortuni. Dopo la parentesi nazionale torneranno ad allenarsi con il gruppo rosanero l'azzurro Zaccardo e il serbo Bosco Jankovic. Non ha ancora raggiunto il top della forma, ma pian piano sta rispolverando le sue qualità sia tecniche che tattiche. Marco Bresciano però suona la carica in vista della partita di Udine in programma domenica. Cioè, sono già 2 anni che c'è sempre l'impegno con la nazionale, quindi secondo me quest'anno ho sofferto più dell'anno scorso, cioè saltando la preparazione, però diciamo che sto tornando adesso, cioè meno male che non c'era la partita adesso con la nazionale, ho lavorato bene settimana scorsa, questa settimana, così posso riprendere un po' le condizioni fisiche. I risultati li abbiamo fatti, cioè risultati importanti, dobbiamo solo pensare in avanti e cercando sempre adesso, a parte Coppa Italia, cioè abbiamo solo il campionato adesso, quindi dobbiamo puntare tutto sul campionato. Botta e risposta tra il procuratore del brasiliano Amaury e il presidente rosanero Maurizio Zamparini. Amaury è stato a Roma 4 mesi per l'operazione al ginocchio e per la fisioterapia, ha detto il procuratore Grimaldi. In clinica ha conosciuto Totti, che a più riprese ha consigliato al brasiliano di venire a giocare a Roma. Credo che sia un'operazione fattibile, anche perché le due società godono di ottimi rapporti. Puntuale è arrivata la replica del presidente Maurizio Zamparini. Non credo che la Roma abbia le potenzialità economiche per acquistare Amaury. Il giocatore costa 25 milioni di euro, ha detto il patron, e la Roma non può competere con i pretendenti dell'attaccante. Inoltre, Amaury non lo vendo prima di giugno. Prenderà il via giovedì la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Palermo-Inter in programma domenica 28 ottobre alle 15 al Renzo Barbera. Fino a domenica sera i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente da coloro i quali hanno comprato il tagliando in occasione della gara Palermo-Regina, che potranno così esercitare il diritto di prelazione nello stesso settore della gara con i calabresi. Sono Pinzio e Bodo gli unici indisponibili in caso di Udinese per la partita di domenica con il Palermo. Per il resto il tecnico friulano Pasquale Marino dovrebbe avere già la formazione scolpita in mente. In avanti spazio al tridente composto da Di Natale, Quagliarella e Asamoah. A centrocampo invece il faro della manovra sarà D'Agostino, palermitano doc. Per la nota agenzia di scommesse SNAI, l'Udinese è favorita sul Palermo nella partita di domenica allo Stadio Friuli. Il successo dei bianconeri è quotato a 2.15, il pareggio a 2.90, la vittoria del Palermo invece a 3.40. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.